bisogna fare i complimenti veramente ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima gara sotto l'aspetto caratteriale, anche tecnico secondo me, perché comunque giocare 70 minuti con un giocatore in meno, con un sacco di problemi, perché purtroppo poi c'è stato l'infortunio del carro, abbiamo dovuto cambiare due portieri e Fenili ha fatto una buonissima prestazione, è stato molto bravo, siamo andati sotto due volte, l'abbiamo recuperata. E c'è il rammarico di non averla giocata in parità numerica perché la partita era aperta, loro sono stati bravi, hanno iniziato bene, però i ragazzi hanno fatto veramente una buonissima gara. Hanno iniziato in fiducia per tante cose, guardando anche i singoli, il gol di Ricozzi che lo cercava da tanto tempo. Sì, è un gol che secondo me se lo meritava perché comunque è un ragazzo che lavora molto su queste punizioni, ha un buon piede, per cui siamo contenti per lui. Sono contento per tanti giocatori che poi sono anche entrati, che hanno dato il loro apporto, hanno fatto veramente bene, mi è piaciuto lo spirito che ha avuto la squadra. E per cui insomma portiamo a casa un punto importante per come si era messa la partita dall'inizio. Qualche episodio un po' contestato, c'era un doppio giallo per il Caravaggio. Sì, beh, qualche episodio sì, però insomma è capitato anche sabato scorso, purtroppo non possiamo farci niente, la partita si è un po' innervosita perché comunque insomma noi stavamo giocando la partita con un giocatore in meno, per cui speravamo magari di riuscire a portarla in parità, perché ci sono stati degli episodi che l'arbitro fosse sorvolato, però insomma siamo molto contenti della prestazione e sicuramente del risultato. Quell'espulsione che non si è vista raramente, diciamo, nei campi, tu che l'hai mai vista? Non lo sapevo, sinceramente non lo sapevo, mi hanno detto che nel regolamento è uscito quest'anno, è una cosa difficile da comprendere, nel senso che poi giustamente l'arbitro ha attuato il codice del regolamento che hanno in essere, però insomma siamo rimasti un po' tutti basiti perché effettivamente non avevamo ancora capito cosa fosse capitato. È stato importante perché ci ha portato un punto dopo la partita sofferta, comunque eravamo andati sotto due volte, abbiamo rimontato, quindi sì, ci ho provato e fortunatamente è andata bene. Ecco, e ti è servito anche negli ultimi minuti, ha dato ancora maggior carica un gol del genere? Sì, ha ridato morale penso a tutta la squadra perché comunque credo che dopo l'1-1 ci eravamo messi bene in campo, forse anche meglio di loro. Ma sul 2-1 eravamo un po' giù, penso che avrebbe ammazzato chiunque prendere un gol così e ci ha dato spinta per gli ultimi minuti. Forse meritavamo anche qualcosa in più visto l'uomo in meno. Un'iniezione di fiducia perché appunto non sono tanto le squadre che sono in grado di pareggiare una partita come questa, due volte sotto e in 10. E a momenti potevate anche vincere se non uscivo mai quel 2-1 fatto di rimpalli e bravo anche Bangal. Sì, penso che sia stata una bella partita anche con l'uomo in meno, comunque si è sentita un po' l'assenza di un uomo, ma credo che è stata una prova di carattere da parte di tutti quanti, quindi ci prendiamo un punto e andiamo avanti, pensiamo già a domenica. Un giudizio della tua stagione, sembri sempre in crescita? Sì, penso che ho iniziato un po' piano, adesso vado migliorando come tutta la squadra e l'obiettivo è quello di migliorare domenica dopo domenica.